I'm honored to welcome my new friend. We got along very well right from the beginning, Prime Minister Giuseppe Conte to the White House. Mr. Prime Minister, I want to begin by congratulating you once again on your tremendous victory in Italy. It was something that all the world was watching, and it excited the people all across Italy, and I can tell you, all across the United States as well. Congratulations. In your election, the Italian nation has reaffirmed the great traditions of sovereignty, law, and accountability that stretch all the way back to ancient Rome. This proud heritage sustains our civilization and must be always defended. Today, Prime Minister Conte and I are pleased to announce a new strategic dialogue between Italy and the United States that will enhance cooperation on a range of issues. This includes joint security efforts in the Mediterranean, where we recognize Italy's leadership role in the stabilization of Libya and North Africa. They've been terrific. Both the Prime Minister and I are focused on the urgent need to protect our nations from terrorism and uncontrolled migration. Our countries have learned through hard experience that border security is national security. They are one and the same. Like the United States, Italy is currently under enormous strain as a result of illegal immigration, and they fought it hard. And the Prime Minister, frankly, is with us today because of illegal immigration. Italy got tired of it. They didn't want it any longer. The people of Italy have borne a great part of the burden for Europe through the course of the migration crisis. I applaud the Prime Minister for his bold leadership, truly bold, and I hope more leaders will follow this example, including leaders in Europe. The Prime Minister and I are united in our conviction that strong nations must have strong borders. We have a solemn obligation to protect our citizens and their quality of life. My administration is working hard to pass border security legislation, improve vetting, and establish a merit-based immigration system, which the United States needs very, very importantly, very badly. As far as the border is concerned, and personally, if we don't get border security, after many, many years of talk within the United States, I would have no problem doing a shutdown. It's time we had proper border security. We're the laughingstock of the world. We have the worst immigration laws anywhere in the world. In our meeting today, the Prime Minister and I discussed ways to enhance our cooperation in the fight against terrorism. That also has to do with border security. I want to thank the Italian people for Italy's contributions to counterterrorism and operations in the coalition to defeat ISIS, where we've had a tremendous success, as you know, and in NATO's Resolute Support mission in Afghanistan. The Prime Minister and I also agree that the brutal regime in Iran must never be allowed to possess a nuclear weapon. Never. We encourage all nations to pressure Iran to end the full range of its malign activities. The United States welcomes the partnership of Italy in these vital efforts. Today, we are also addressing the crucial issue of trade and commerce. We are working closely with our European partners, including Italy, to ensure fair and reciprocal trade. A few days ago, I met with President Juncker of the European Commission. We had a great meeting. Following that meeting, we announced a breakthrough agreement to remove trade barriers and increase United States exports of agriculture, energy, and other goods and services to the European Union. Now is also the perfect time to expand commerce between the United States and Italy. America's booming economy, setting records in so many categories.
creates enormous opportunities for investment. Likewise, I recommend investment in Italy. It's a great place with great people. I look forward to working closely with the Prime Minister to open up new commercial opportunities that will reduce our trade deficit substantially and increase our mutual prosperity. Mr. Prime Minister, we discussed our shared goal of combating unfair foreign trade practices from non-market economies. They're brutal, but we're winning. These abuses include subsidies, excess capacity, intellectual property theft, forced technology transfer, currency devaluation and distortion caused by state-owned enterprises. In this area, like so many others, cooperation between Italy and the United States can make a tremendous difference, not only for our countries, but all over the world. And it's making a big difference, and we're making a big difference, tremendous difference, on trade and on fairness. But we also have to be fair to the people of the United States and the taxpayers of the United States. Mr. Prime Minister, thank you again for joining me for these important discussions. We are both outsiders to politics. Can you believe it? We are outsiders to politics. I look at all these wonderful politicians. And we're both determined to protect the rights and needs and interests and dreams of our citizens. And we will do that. I look forward to partnering with you to build on the incredible friendship between our countries and to creating a brighter future for both the people of Italy and the people of the United States. And with that, I just want to again thank you very much for coming to the White House. It is my great honor. Thank you. Good afternoon. I wish to thank you, President Trump, for this kind invitation, for this warm hospitality, only 2 months after the formation of my government. I take it as a sign of the special attention to Italy and to me as well. Don't forgive me, but I don't want to renounce to the privilege for speaking in my wonderful language now. Prima di tutto vorrei rivolgere un pensiero di commossa solidarietà a tutti i parenti, i familiari delle vittime degli incendi che si sono verificati proprio recentemente in California. Poi permettetemi di rivolgere un caro saluto agli amici della NIAF che sono qui presenti. I rapporti tra Italia e Stati Uniti vantano radici antiche e solide che oggi abbiamo ulteriormente rafforzato e di questo sono veramente contento. Con questo proficuo incontro qui alla Casa Bianca abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti per intensificare questa nostra collaborazione e renderla ancora più adeguata agli attuali scenari economici, sociali, geopolitici. Dal 1° giugno c'è un ulteriore elemento che lega e avvicina Stati Uniti e Italia. Il mio governo e l'amministrazione Trump sono entrambi governi del cambiamento, scelti dai cittadini per cambiare lo status quo e apportare un miglioramento alle loro condizioni di vita. Tante cose ci uniscono. In Italia, così come negli Stati Uniti, stiamo realizzando ciò che avevamo promesso in campagna elettorale e lavoriamo per dare risposte alle aspettative dei cittadini, per non deluderli e non tradire il mandato che abbiamo ricevuto. In Italia e negli Stati Uniti stiamo dimostrando che il cambiamento è possibile. Con Donald ci siamo concentrati su diversi temi e abbiamo concordato e raggiunto i seguenti risultati che in parte sono stati già anticipati. Da oggi avremo un fatto nuovo, significativo, una cabina di regia permanente Italia-USA nel Mediterraneo allargato. È una cooperazione strategica, quasi un gemellaggio, oserei dire,
in virtù del quale l'Italia diventa punto di riferimento in Europa e interlocutore privilegiato degli Stati Uniti per le principali sfide da affrontare, in primis con riguardo al terrorismo, per tutte le crisi che riguardano l'intera area del Mediterraneo, con particolare riguardo alla Libia. Secondo, l'amministrazione americana riconosce all'Italia un ruolo di leadership come paese promotore della stabilizzazione della Libia. Questo avverrà ovviamente nel rispetto della popolazione libica. Con gli Stati Uniti quindi lavoreremo per raggiungere questo risultato e valuteremo insieme i prossimi passaggi da compiere in vista di questo risultato. Ti sono molto grato, Donald, per questo sostegno. Terzo, sul fronte dell'immigrazione ho illustrato al Presidente Trump l'approccio innovativo che l'Italia ha perseguito e che ha messo i partner dell'Unione Europea di fronte alla responsabilità di non lasciare tutto il peso della gestione della migrazione sulle spalle dei paesi di primo approdo, quale è l'Italia. E come avete anche sentito, il Presidente Trump apprezza questo contributo essenziale fornito dal governo italiano, che sta dando dei frutti. Trattasi di un approccio multilivello articolato che mira ad affrontare e a risolvere il fenomeno della immigrazione secondo una logica non più emergenziale ma strutturale. Un approccio che tengo a rimarcare e sottolineare, in linea anche con la posizione del Presidente Trump, che muove dal rispetto della dignità delle persone, dalla tutela dei diritti fondamentali e che mira a prevenire che questi diritti siano calpestati in virtù dell'operato di bande criminali. E mi piace anche ricordare e sottolineare questo oggi, che è la giornata mondiale del traffico degli esseri umani. Quarto, sul fronte degli scambi commerciali, ho espresso al Presidente Trump la mia soddisfazione per l'intesa che è stata raggiunta proprio di recente tra lui e il Presidente della Commissione Europea, Juncker. È un'intesa che io ritengo fondamentale, che va attuata subito e immediatamente, unendo gli sforzi per assicurare ai cittadini italiani, europei e americani i benefici concreti di un commercio, di un rapporto commerciale più equo, ispirato a una completa reciprocità. Ancora, per quanto riguarda la Russia, sapete che l'Italia è favorevole al dialogo con la Russia. L'Italia ritiene che anche il dialogo tra Stati Uniti e Russia sia fondamentale perché si abbiano effetti positivi in prospettiva a livello globale in termini di sicurezza e stabilità. Ancora, in termini di sicurezza energetica, col Presidente Trump ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di realizzare una più efficace diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetiche e anche di diversificare le rotte dell'energia. Infine, io personalmente confido sulla possibilità anche di incrementare i rapporti tra gli Stati Uniti a tutti i livelli e in particolare anche nel campo dei programmi spaziali e aerospaziali. Abbiamo già una partnership tra l'Agenzia Spaziale Italiana e NASA e speriamo che nella prospettiva dell'aerospazio potremo anche coniugare la tecnologia americana e la tecnologia italiana in modo da poter lanciare quanto prima nuovi aerei che, attraversando l'atmosfera, potranno collegare l'Italia e gli Stati Uniti in un'ora e mezza. Questo è un progetto di cui poi mi piacerà, su cui mi piacerà entrare nei dettagli prossimamente con l'amministrazione americana. Grazie. Sager, please. Sager and Jetty. Thank you. Daily Caller. Thank you, Mr. President. To follow up on what you were saying about the shutdown, sir, are you saying that you would be willing to shut the government down in September if it does not fully fund $25 billion worth of your border wall and also deliver all of the immigration priorities that you listed in your tweet?
or are you leaving some room for negotiation there? I'll always leave room for negotiation, but this has been many years. This isn't just Trump administration. We're new. There's been many years, even decades. We have immigration laws. We have border security. We have all sorts of things going on that are it's disgraceful. We are doing a phenomenal job. We're setting records, but we have laws that don't work. So we're working around those laws, and it's unfortunate. I have to take my hat off to the Border Patrols, for the law enforcement, to ICE, which really has been maligned by the Democrats, the job they do. They go into these MS-13 nests, nests of bad, bad people, killers in many cases. And they go in there fearless, and they do an incredible job, and they get them out. They either go to jail or they get out of the country. So I want to just take my hat off to ICE and the brave people that have really been maligned by the Democrats. We need border security. Without a border, as this gentleman can tell you also, because the Prime Minister really was a very big factor in his win and other people's win in Italy. But it was a big factor in my win. We need border security. Border security includes the wall, but it includes many other things. We have to end the lottery. We have to end the chain. The chain is like a disaster. You bring one person in, you end up with 32 people. We have to end these horrible catch and release principles where you catch somebody, you take their name and you release them. You don't even know who they are. And then they're supposed to come back to a court case where they want us to hire thousands of judges. The whole thing is ridiculous. And we have to change our laws. And we do that through Congress. So I would certainly be willing to close it down to get it done. As you know, we are already approving things in various bills, including we're going to be taking care of the military. We always put the military and law enforcement very high. But I would be certainly willing to consider a shutdown if we don't get proper border security. Thank you. Please. Sir, just to follow up on that quickly, is the $25 billion a red line for you? I have no red line, unlike President Obama. I just want great border security. Okay? Yeah. Mr. Prime Minister, here in the United States, amongst our commentariat, there was a consensus that the president's appearance at the G7 and NATO damaged our relationship with those institutions. As a member of both of those institutions, what is your assessment of the president's appearance at both? Sia il G7, sia la NATO, abbiamo avuto un proficuo scambio di vedute, di opinioni, di posizioni. Io ritengo che tutte le posizioni che vengono espresse con chiarezza e che offrono un contributo anche per rivedere consolidate posizioni sono benvenute. C'è un proficuo scambio, c'è stato un proficuo scambio sia al G7 sia alla NATO in contesti diversi. Abbiamo ad esempio, nel contesto della G7, abbiamo convenuto sulla necessità di riformare il WTO, il sistema del WTO. Pensate, un sistema vecchio di anni che considerava la Cina come un paese emergente. Voi comprendete che applicare quelle stesse regole a distanza di anni con i privilegi accordati a un paese emergente significa evidentemente avere un sistema poco funzionante e poco razionale. Alla NATO c'è stata anche una chiara posizione del Presidente Trump, che io personalmente condivido, perché giustamente anche lì lui esprime una posizione e l'esigenza di riequilibrare la spesa che tradizionalmente gli Stati Uniti sostengono, che è una spesa in se stessa molto sproporzionata. Sono posizioni del tutto ragionevoli, di cui io personalmente tengo gran conto, e anzi mi farò latore del fatto che siano compresi anche dagli altri. Noi dobbiamo negoziare con gli Stati Uniti per trovare il punto di equilibrio nell'interesse dei cittadini italiani, americani e europei. Well, I want to thank you also. I just add to that, but I do want to thank you for what you just said, because it's been very unfair to the United States. We had a very good G7 meeting. That's where Giuseppe and I became friends. I think we were probably more closely aligned than anybody else in the room.
But it was a great meeting. In every respect, I would say it was very good. And NATO in particular. I went to NATO, and NATO was essentially going out of business because people weren't paying, and it was going down, down, down. You just have to look at the line. I came along last year, and in a fairly nice tone, I said, you got to pay. And they paid $44 billion more. And this year, I said it in a little bit stronger tone. And they're paying hundreds of billions of dollars more over the years. And NATO will be strong again. And if you speak to Secretary General Stoltenberg, I think he's the biggest fan of Trump, because he said we couldn't collect money until President Trump came along. And he said last year we collected $44 billion, and this year the money is pouring in. But it's like the Prime Minister said, we really talk about imbalance. We were treated very unfairly. The United States was treated very, very unfairly, because we're shouldering anywhere from 70 to 90% of the cost of NATO. That's not fair. It's not fair, especially when you take Germany, and Germany's paying 1%, a little more than 1%, and they're buying and paying tremendous amounts of money to Russia. So we're supposed to protect countries from Russia, but they're paying Russia billions and billions of dollars for the energy. Not good. Not a good situation. And I let it be known. So the bottom line is the NATO countries are now paying a lot more money, and NATO's become a lot stronger because of it. And I appreciate your answer. Thank you. Please. Posso aggiungere, scusami Donald, lo dico da chi ha una grande esperienza come avvocato. Voi avete un presidente che è un fortissimo difensore degli interessi americani, del popolo americano, un terribile negoziatore. E mi dicono che c'è una prenotazione di Maria Luisa Rossi Hawkins del gruppo Mediaset. And the question is, sir, despite its terrific potential, the Italian economy underperforms regularly. Given your stellar success in the U.S. economy, what do you think would reignite the Italian economy, and what role do you think the EU should play on it? And President Conte, do you think President Trump's formula would work in Italy as well? Well, I can answer. The biggest thing Italy needs is great leadership, and they have it right now. I really honestly believe the Prime Minister is going to do a tremendous job on economic development. In addition to borders, you know, for economic development, you need borders also. But you have a man that's going to do a terrific job. I have no doubt about it at all. He knows how to sell. He knows how to promote really a great product, because they make among the greatest products. I won't mention their names, but they are great. I have some of them. And Italy makes great product, and I think it's going to do very well economically, and we're there to help. We have had record numbers. I've been here for a little more than a year and a half, and we've had record numbers. We've had numbers that nobody believed possible, especially if you look at one particular fact that was not reported very much, a trade deficit, $52 billion reduction in the trade deficit for the quarter. And I think probably Steve Mnuchin, Treasury, is here, and Mike Pompeo, I think nobody would have thought that would be possible so quickly. $52 billion reduction in the trade deficit for the quarter. I think that Italy is going to be able to do the same thing, slightly different numbers, but the same thing. And what role should the European Union play in the matter, sir? In the reignition of the... You're asking me what? What role do you think the European Union should play in their reignition? Well, that's up to them. I don't want to get involved in that. Look, the European Union, Jean-Claude and I had a fantastic meeting last week. We were having a hard time, and then I did mention tariffs on cars, and we got along very well. Very well. I think they're going to treat us very fairly, and we're going to treat them fairly. But as you know, it's been a one-way street. The European Union has totally taken advantage of the United States. We can't let that happen. Not fair to the United States. And by the way, Italy has a $31 billion surplus with the United States, meaning we have a $31 billion trade deficit with Italy, and we discussed that, and we'll work something out. We're going to work something out. Okay? Thank you. Quanto a me, sono molto invidioso dei
dei numeri, dei fattori di crescita dell'economia americana. Ne abbiamo parlato prima con Donald, ovviamente in qualche modo sono sistemi incomparabili perché sono grandezze completamente diverse, però quello che posso dire è che sono ad un tempo invidioso ma anche ambizioso come leader di governo della mia economia di fare tanto, molto più di quel che si è fatto in passato. Stiamo preparando una serie di riforme strutturali che porteremo all'attenzione anche dei nostri partner europei, perché tra cui non vorrei che fosse messa da parte anche la riforma fiscale, che qui è stata una leva anche per la crescita economica e che generalmente costituisce, se ben costruita, una leva per la crescita economica. Ma noi stiamo lavorando anche per la semplificazione normativa, burocratica, amministrativa, stiamo lavorando per colpire le sacche di corruzione, stiamo lavorando per accelerare i processi civili, i procedimenti esecutivi. Sono tutti questi i fattori, insieme al reddito di cittadinanza che dà un sostegno per coloro che perdono l'impiego per essere riavviati al lavoro, sono tutte queste le riforme che riteniamo consentiranno di costruire quella leva economica nel nostro Paese perché possa agganciare crescite a questo tasso come negli Stati Uniti. I have another question, if I may, to the for the both of you. I do think this, one of the biggest things that we've done, obviously the massive tax cuts, but maybe equal to, would be the tremendous cuts in regulation. And I know Italy well, and they have a lot of regulation, and I have no doubt that the Prime Minister, Giuseppe, will be working very hard on that. But I think, Giuseppe, I can say from our standpoint, one of the most important things we did was cutting massively these horrible regulations, and I believe so strongly in the environment. I want the cleanest air, the cleanest water, the cleanest everything, the best everything. But you had 10 regulations for every point in some cases. It was ridiculous. It would take many years to get a highway or a road approved. We have that way down. We have it down to 2 years, and it'll hopefully be down to one. And it may get rejected, but at least it's going to go quickly. So we want regulation, but it's got to be cut to a minimum and do the trick. And I think that Italy will follow suit. I know they've looked at it very strongly, and they're going to follow suit. Okay, thank you. Thank you very much. Roberta Rampton of Reuters, please. Roberta. Hello, Roberta. Thank you, Mr. President. You spoke a bit about Iran today and your discussions, and I'm wondering if you could tell us what you think Iran needs to do to reduce some of the tensions. And you've met with the leaders of North Korea and Russia. Are you prepared also, are you willing to meet with President Rouhani, and under what conditions? And have there been any preliminary discussions about something like that? I'll meet with anybody. I believe in meeting. The Prime Minister said it better than anybody can say it. Speaking to other people, especially when you're talking about potentials of war and death and famine and lots of other things, you meet. There's nothing wrong with meeting. We met, as you know, with Chairman Kim, and you haven't had a missile fired off in 9 months. We got our prisoners back. So many things have happened so positive. But meeting with people, I had a great meeting, in my opinion. Of course, the fake news didn't cover it that way, but I had a great meeting with President Putin of Russia. I think it was a great meeting in terms of the future, in terms of safety and economic development and protecting Israel and protecting everybody. I thought it was a great meeting. Great meeting with NATO. I just explained NATO. Hundreds of billions of dollars more money will be paid into NATO, the coffers of NATO, and much already has. So I believe in meeting. I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe that they will probably end up wanting to meet, and I'm ready to meet anytime they want to. And I don't do that from strength or from weakness. I think it's an appropriate thing to do. If we could work something out that's meaningful, not the waste of paper that the other deal was, I would certainly be willing to meet. Do you have preconditions for that meeting? No preconditions, no. They want to meet, I'll meet. Anytime they want. Anytime they want. It's good for the country. Good for them, good for us, and good for the world. No preconditions. If they want to meet, I'll meet. Prime Minister,
I wanted to ask if you and the President, you talked about the need to stabilize Libya. I wanted to ask if you and the President discussed working together on energy production in Libya in some way. Did you discuss oil production in Libya? Do you see a way for the United States to become involved there, perhaps with Italy's help? Abbiamo parlato del problema della stabilizzazione della Libia e ovviamente della sicurezza da garantire per tutta l'area del Mediterraneo, perché vedete, non è solo un problema delle rotte dell'immigrazione. Molte delle rotte dell'immigrazione da paesi africani si concentrano nell'area libica, ma è anche un problema di sicurezza in generale, perché ad esempio attraverso le rotte dell'immigrazione possono arrivare anche sul territorio europeo dei foreign fighters e quindi degli agenti che potrebbero veicolare la minaccia terroristica. Non abbiamo poi affrontato nei dettagli altri problemi e certo non abbiamo l'intenzione di rispettare, come ho detto, il popolo libico. Non siamo mossi da interessi economici, non siamo mossi dal problema dell'approvvigionamento energetico. Il nostro interesse, e quindi da questo punto di vista posso preannunciare, ma l'ho già detto, che organizzerò d'accordo con Presidente Trump una conferenza sulla Libia. Vorremmo affrontare tutti gli aspetti che riguardano il popolo libico, coinvolgendo tutti gli attori, i protagonisti, gli stakeholders di questa realtà e dell'intera area del Mediterraneo. Quindi discuteremo aspetti economici, ma anche sociali, la tutela dei diritti civili, il problema della codificazione, il problema del processo costituzionale, il tutto per consentire alla Libia in particolare di poter pervenire a delle elezioni democratiche in una condizione di massima stabilità. Mi dicono che si è prenotato Ilario Lombardo della Stampa. Grazie. Volevo fare prima una domanda al Presidente Conte e poi una al Presidente Trump. Ci sono tre questioni aperte sul tavolo con l'amministrazione americana. Una di queste sono le sanzioni alla Russia. Siccome l'Italia, i due principali partiti di governo hanno detto che vogliono togliere le sanzioni alla Russia, qual è la posizione ufficiale del governo, visto che invece l'amministrazione americana chiede il mantenimento? Poi gli altri due punti sono il gasdotto TAP. Il Dipartimento americano ha chiesto di proseguire i lavori, invece ci sono comunque delle ambiguità ancora in Italia sul progetto. E infine il programma degli F-35. Cosa farà l'Italia se lo confermerà? Grazie. Le rispondo per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Qui dovrò ripetermi perché credo in tutti i vertici internazionali ho già preso posizione e sarò noioso, ma questo le conferma che la posizione del governo italiano non cambia sul punto. Noi siamo aperti al dialogo con la Russia. Riteniamo che la Russia giochi un ruolo fondamentale in tutte le crisi geopolitiche internazionali. Quindi pensare di tenere esclusa da un dialogo, come ha detto anche il Presidente Trump, se vogliamo risolvere i problemi non ci possiamo scegliere le controparti, dobbiamo accettare, sederci a un tavolo, negoziare, dialogare con coloro che sono nei fatti le nostre controparti. Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni specificamente, sono ben consapevole e l'ho detto che è un sistema che nasce dagli accordi di Minsk. Come frutto dell'attuazione ed è collegato all'attuazione di quegli accordi di Minsk. Allora è chiaro che non è pensabile oggi rimuovere dall'oggi al domani quelle sanzioni. Noi però, proprio perché siamo aperti al dialogo con la Russia, la posizione del mio governo, l'ho dichiarata da subito, è quella quantomeno di premurarsi che questo sistema di sanzioni non vada a colpire la società civile russa, non vada a colpire l'economia delle piccole e medie imprese russe, anche perché da questo punto di vista l'Italia ha una tradizione di intense relazioni economiche con la Russia. E allora il
per rimarcare con una formula finale le sanzioni contro la Russia. Per noi non sono, non possono costituire un fine. Per quanto riguarda il secondo punto, TAP, io abbiamo parlato anche di questo col Presidente Trump, gli ho prospettato che la piena consapevolezza del mio governo che è una opera strategica per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico del nostro Paese e anche del Sud Europa, dell'area del Mediterraneo. Siamo perfettamente consapevoli che può dare un contributo anche al rinnovamento energetico, alla decarbonizzazione che, come sapete, è nel nostro programma. Nello stesso tempo ho rappresentato molto correttamente al Presidente Trump che ci sono alcune inquietudini da parte delle comunità locali sul punto in cui approderà questo gasdotto. Posso preannunciare, siccome i problemi vanno affrontati direttamente, non svicolando, che io stesso con i ministri competenti, quando tornerò in Italia, appena possibile, assumerò la premura di andare a incontrare il sindaco locale e le comunità locali e cercare di trovare una soluzione che sia contemperante con le preoccupazioni delle comunità locali. Per quanto riguarda il terzo punto, F-35, come sapete è un programma, lei lo sa che è un programma che è stato deliberato nel 2002, sono stati sottoscritti gli accordi, quindi è un arco di tempo notevole quando si ragiona per quanto riguarda le esigenze di sicurezza, di difesa. Noi come governo siamo anche qui a valutare responsabilmente questo dossier. Faremo, come sapete, c'è già in corso un processo di ordinazione che peraltro vengono fatte queste ordinazioni in via preventiva perché ovviamente bisogna commissionare dei lavori che sono molto complessi. Continueremo a seguire questo dossier e assumeremo tutte le scelte in modo oculato, ponderato, alla luce delle attuali necessità delle esigenze di sicurezza e di difesa, in piena trasparenza con il nostro partner, con l'amministrazione Trump. Thank you very much. Sanctions on Russia will remain as is. As far as a pipeline is concerned, I'd like to see a competing pipeline. So, Mr. Prime Minister, I hope you're going to be able to do that competing pipeline. And we are already talking to the European Union about building anywhere from 9 to 11 ports, which they will pay for, so that we can ship our LNG over to various parts of Europe, and that will be more competition. But the sanctions on Russia will remain as is. Okay. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.